Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Andiamo a vedere di che premio si tratta. È quello di CEO dell'anno innovazione and leadership education technology. La motivazione: per guidare una realtà dinamica che sta contribuendo a costruire la formazione online del futuro grazie a tecnologie all'avanguardia e a coach riconosciuti, per aver reso possibili oltre 10.000 storie di successo, garantendo la migliore esperienza d'apprendimento possibile per privati e aziende. Vince il premio Rodrigo Di Lauro, Life Learning. Ed è collegato con me l'amministratore delegato di Life Learning, Rodrigo Di Lauro, ben trovato e grazie per essere qui, complimenti. Buonasera, grazie mille per questo premio. Ecco, le chiedo subito un commento su questo riconoscimento. Allora, sicuramente mi sento di voler riconoscere questo premio, questo riconoscimento con tutto quanto il mio team. In quanto negli ultimi mesi, soprattutto, tutti quanti insieme, ogni mattina ci siamo svegliati con la responsabilità di aiutare migliaia di persone che si sono ritrovate senza lavoro, piuttosto che si sono ritrovate a dover cambiare vita, e quindi abbiamo avuto ogni giorno la responsabilità sulle spalle, la pressione di migliaia di persone per creare quelli che possono essere dei nuovi programmi formativi, in quanto poi dall'inizio della pandemia sono nati quasi 40 nuovi mestieri e lavori al giorno, quindi era nostro obbligo e dovere, anche da un punto di vista morale, riuscire ad aiutare a accontentare il mercato per ricollocare queste persone. Quindi sicuramente senza il mio team oggi avrei vinto il premio come CEO del nulla, questo è poco ma sicuro. Ecco. Innovazione e leadership poi dopo sono per me due temi molto importanti, in quanto quello che abbiamo appreso in questo periodo è che comunque l'innovazione è un qualcosa che dovrebbe guidare aziende nel rinnovare processi, prodotti ed evolversi. Ci vuole una forte leadership per portare con mano le persone che hanno bisogno di aiuto, quindi i propri dipendenti, e verso un sentiero, diciamo, un po' lungimirante, quindi verso il futuro, ecco. Ecco, infatti abbiamo letto nella motivazione, insomma, avete reso possibili oltre 10.000 storie di successo, e lei stava già dicendo, ovviamente avvalendovi di nuove tecnologie, di innovazione, accanto però alla formazione. Questo aspetto io lo sottolineerei assolutamente. Sì, certo, all'incirca Life Learning ad oggi ha 7 anni. In 7 anni abbiamo formato quasi 500.000 di persone e solo nell'ultimo anno 10.000 di queste, dei nostri nuovi corsisti, hanno avuto modo, diciamo grazie ai nostri percorsi master professionalizzanti, di potersi andare un attimino a ricollocare nel mondo del lavoro, partendo da persone che hanno proprio cambiato tipologia di mestiere, persone che si sono riqualificate da zero. E questo appunto è stato possibile grazie anche a un grande lavoro da parte delle aziende, delle multinazionali con cui lavoriamo, che sono molto attente alla formazione e quindi ci dicono chiaramente quelle che sono per loro le competenze più importanti. Il nostro compito è proprio quello, formare le persone in quelle che sono le 3 macro categorie di competenze più pagate nel mondo del lavoro, quindi parliamo di competenze digital, facendoci rientrare sia l'IT, sia competenze legate al digital marketing, le competenze manageriali, quanto bisogna saper guidare appunto aziende, progetti, gruppi di persone e così via, e le competenze sales. Quindi lavoriamo prevalentemente su questi 3 ambiti che ad oggi, quello che ci dice il mercato, quello che ci dicono aziende di tutti i calibri, è proprio che sono i gruppi di competenze più pagate nel mondo del lavoro. E quindi aiutiamo le persone verso questo, aiutiamo le persone a fare questo tipo di cammino. Ecco, questo è un qualcosa di veramente importante. Sì, no, stavo dicendo un cammino che si è messo ancora più in movimento, no? Insomma, in questo periodo, perché con l'innovazione e la tecnologia si possono fare tante cose in più e bisogna essere al passo con i tempi. Ecco, era solo per avvalorare quello che già stava dicendo lei. Certo. Certo, assolutamente. Basti pensare che
dopo tanti anni anche la pubblica amministrazione, anche il MIUR, ha deciso di iniziare a svolgere dei programmi in didattica a distanza, come viene chiamata, ma di fatto e-learning è. Questo fa capire che ad oggi l'e-learning non è la soluzione a tutto, ma è una metodologia per accelerare l'acquisizione delle competenze. Non serve chiudersi in aula o anche online, non è importante dove avvenga il momento formativo, però non c'è bisogno di fare ore e ore e ore di formazione. Le competenze bisogna acquisirle nel minor tempo possibile e metterle in pratica. Diversamente arriva un'altra persona che acquisisce la competenza, la mette subito in pratica e ti ruba il posto di lavoro. Funziona così. Certo. Bisogna evolversi, non bisogna adattarsi. Questa è un po' la mentalità che deve esserci, soprattutto in questo periodo di cambiamento. Esatto. Evolversi e non adattarsi. Portare quel qualcosa in più, insomma, tanto per riassumere in questo modo. Io vi ringrazio, naturalmente ringrazio lei, Rodrigo Di Lauro, amministratore delegato di Life Learning, e tutto il team. Complimenti, insomma, riporti anche a loro tutti i complimenti delle fonti e al prossimo riconoscimento. Grazie mille. Speriamo di sì. La ringrazio. Grazie.